Buongiorno, da questo me tutto impiattricciato di queste maschere, non di falsità, ma veramente solo esclusivamente di bellezza. E sulla bellezza, comunque, per essere ancora più belli, oggi ho fatto questa maschera ben presto prima della doccia, che è questa della Yves Rocher. Questa qui mi è stata consigliata da Davide, ormai un amico che seguo su Instagram. Se volete vi lascio il contatto: Davide Beauty and Home. Si occupa un po' di detersivi, pulizie in casa, ha un profilo che sta crescendo sempre di più, è proprio agli albori, però sta crescendo e si dedica alla casa, pulizie, detersivi e anche cosmetici, soprattutto Yves Rocher, perché lui è proprio consulente di bellezza di Yves Rocher, e mi ha consigliato questa maschera per pelli, diciamo, miste, grasse. Questa maschera purificante all'argilla che ho preso, l'ho pagata anche pochissimo e mi piace perché si leva in 5 minuti. Allora, sicuramente non faccio tantissime maschere, non sono una persona che fa particolari trattamenti, ma ogni tanto cerco di farli. Comunque questa la faccio perché si leva veramente in 5 minuti, si passa, è tipo una crema, quindi non ha neppure una consistenza molto granulosa ed è a base ovviamente di argilla, il caolino, l'argilla bianca. È purificante e ve la consiglio se volete fare un trattamento molto veloce che non vi va a seccare tanto la pelle. Questa viene consigliata per 2 volte a settimana, ma anche una va bene, dipende poi dal tipo di pelle che avete. È un prodotto che vi consiglio perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo, mi sembra l'ho pagata sotto i 6 euro, se non mi sbaglio. Vi dura un bel po', sono 75 ml, e ve la consiglio. Molto facile da applicare, senza andare a mescolare, perché io di solito faccio con l'argilla ventilata, con l'argilla normale. Mi faccio le classiche maschere, però questa è già pronta e sinceramente molto 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 più comoda. Io adesso vado a sciacquarmi, a docciarmi e ad essere un attimino più presentabile. Eccomi qui, pronto per uscire. Questa è la mia borraccetta di acqua che mi porto sempre sempre dietro, soprattutto in estate ma anche d'inverno. E questo sono io, e mi porto anche sempre dietro questa faccia. Adesso smetto di fare il pagliaccio e scappo, altrimenti faccio tardissimo. Comunque apro e chiudo parentesi per chi porta gli occhiali da vista d'estate, che rottura, perché almeno io li porto graduati assolutamente, altrimenti investo qualcuno con la macchina e poi mi devo portare sempre dietro tutto questo ambaradan per mettere all'interno il portaocchiali, perché ogni volta che vi andate a levare questi mettete quegli altri. Insomma, è un casino d'estate. Non so veramente come fanno quelle persone ad uscire senza la tracolla, e non so dove vanno a mettere i documenti, il cellulare, eccetera eccetera. Forse se lo ingoiano, non lo so, ogni tanto lo sputano fuori. Che vi voglio dire, io mi devo portare sempre una valigia appresso, e che rottura. Sto aspettando ancora un po' in macchina, perché nell'ufficio dove dovevo andare per ultimare alcune commissioni bisognava prendere il numero e quindi aspettare una fila. Io ho preso il numero, sono uscito, perché ci vuole ancora troppo tempo, e ne approfitto per farmi un giretto da Lidl. Ma mi farò un giretto così, giusto per vedere se c'è qualcosa che posso prendere. Visto che non ho con me la borsa frigo, sicuramente prenderò qualcosa di secco, tipo le mie bruschettone che mi farò sicuramente in questo periodo estivo, e poi vedo un po' quello che c'è. Ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno, devo andare a levare anche quelle pantofolacce, e qui c'è un po' di spesa. Ho preso due cose immancabili per la mia spesa. In offerta c'erano i miei anacardi preferiti, che sono questi qua di Lidl. L'ho preso tempo addietro, ve l'ho fatto vedere anche in una svuota la spesa, quelli biologici, ma non mi sono piaciuti per niente. Erano in offerta, erano buoni, cioè come prezzo, però non mi sono piaciuti come questi qua. Questi sono i migliori veramente che trovo nei vari supermercati, senza sale, sono ottimi. Ne ho prese 2 confezioni perché mi piacciono tanto, ci faccio i dolci eccetera eccetera eccetera, e anche la panna salata, insomma, vegan. Poi ho preso queste, le volevo già da tempo, sono le nocciole di Giffoni GP. Queste sono buonissime,
Le trovo solo al Lidl. Ultimamente mi sembra che le trovo solo al Lidl. Ve le consiglio queste perché sono ottime le nocciole di Giffoni. La mia immancabile carta già tagliata in 30 fogli della Lidl. Questa carta forno io la trovo comodissima da avere sempre in casa, anche se io ancora il rotolo enorme di carta forno, però questi fogli, ragazzi, sono comodissimi e vanno proprio all'interno della mia teglia proprio perfettamente. Poi ho preso anche, che era in offerta, solo perché era in offerta, ma non perché mi necessitava, 99 centesimi lo svelto titanium, questo limone verde. E infine ho preso questo patè di capperi e mandorle. In realtà potevano pure scrivere semplicemente patè di capperi, perché di mandorle c'è il 3%, si potevano anche risparmiare di metterle. Però dentro non ci sono tanti ingredienti estranei, tipo 54% di capperi, olio di semi di girasole, 3% di mandorle, secondo me 3 mandorle, aceto di vino e sale. Non è male, questo qui voglio provarlo un po' con le bruschette e i pomodori e anche un po' di mozzarella. E poi infine ho preso solo una confezione, questa qui, di puccia alla salentina. Anche questa non è male come ingredienti, voglio andare a provarla per vedere com'è. Nel caso in cui mi piace, la riacquisto spesso. È ora di pranzo, ma io oggi pranzo da una mia amica e quindi vado velocissimo di nuovo in macchina. Mascherina, sudore e quant'altro, evviva! Salto velocissimo dai Cabaronissi, perché ho detto vabbè, vado a prendere quei cuscini, ci ho ripensato, sono andato a prenderli e in realtà mi è successa anche una cosa un po' strana, non è da me, adesso vi racconto in macchina. Giusto mezz'ora dopo, ragazzi, è impossibile, sono così stressato che avevo messo le chiavi all'interno del marsupio molto in fondo e non riuscivo più a trovare le chiavi. Sono ritornato indietro da Ikea, mi sembravo un pazzo perché oggi proprio non è giornata da Ikea. Un terrore unico, anche perché io ho la doppia chiave, insomma, che è del blocco a sterzo, e quindi se avessi perso quella sarebbe stata la fine, cioè la mia macchina l'avrebbero venduta a pezzi da Ikea con il montaggio incluso. Comunque vi spiego dopo tutto a casa, perché è stata una giornata veramente di fuoco e pensare che questo salto da Ikea non dovevo proprio farlo. Rieccomi a casa, sono la terza doccia di oggi. Oggi è veramente una giornata molto molto calda. Ho preso questi cuscini da Ikea e poi sono passato anche dal negozio dei detersivi, insomma quello dove vado spesso, si chiama Pilato, per prendere giusto due o tre cosine che erano in offerta e ve le voglio far vedere. Mi sposto sempre di là perché c'è troppa luce in cucina. Allora manterrò la videocamera, quindi starete sicuramente come su una barca che sta per affondare. Quattro di questi qui, quattro imbottiture di cuscini, questi della Inner, ovvero questi qua 50-50, ne ho prese quattro. Poi ho preso anche questi qui, aspettate se no non vedete bene lì perché c'è il riflesso. Poi ho preso questi qui, sono tipo in velluto, sono due grigi, ne ho presi, e due grigi scuri e due grigi chiari, però non in velluto, se riuscite a trovare. Questi qui sono il grigio scuro, questi Sanela, non sono propriamente estivi, però volevo andarli a provare perché ho conservato lo scontrino, perché di solito lo scontrino di Ikea lo perdo sempre, non so perché. L'ho conservato di proposito anche perché voglio vedere se vanno bene sul mio letto, in quanto mi avete consigliato pure voi Shane, Zara Home, insomma altri. Però non mi sono particolarmente piaciuti, anche perché volevo una cosa molto molto basica con un colore molto basico. Voglio andare a provare, se sa troppo di letto da funerale ovviamente non li metto. E questo qui è quello là chiaro, questo è semplice, questo 3,50 €, l'altro invece 6,50 €, 6,90 € perché in velluto e mi piace moltissimo. Comunque da Ikea hanno inserito tantissimi cuscini nuovi, diciamo i cuscini di Ikea non mi hanno mai fatto particolarmente impazzire. Quest'anno ho notato che hanno aggiunto vari colori tendenti a rosa, rosa e verde, alcuni sul beige, anche in tessuti particolari, in trame particolari, e mi sono piaciuti abbastanza, soprattutto per chi ha i toni pastello in casa, vuole dare un tocco di colore molto vivo, molto estivo, e quindi preferisce queste fantasie molto forti. Ho notato che hanno inserito vari cuscini sia sui toni del pastello, quindi un beige, un tortora, un giallo molto chiaro, sia colori più vivaci, tipicamente estivi, molto
molto molto molto forti. Inoltre mi ha colpito da Ikea anche un pezzo del Pax, per chi ha il guardaroba Pax, è un pezzo angolare al contrario, ovvero per creare l'angolo esterno. Può essere molto utile qualora dovete mettere al centro stanza il vostro guardaroba per dividere due ambienti, o perché no in una cameretta per due letti separati. Ad esempio, se avete una cameretta bimbi, potete creare quest'angolo al contrario, quindi che si va a aprire dal lato esterno, e da dietro potete mettere per esempio il primo lettino di vostro figlio o vostra figlia, e quindi va a creare tipo un separé all'interno di una camera. Mettere un guardaroba al centro stanza e creare questi angoli che vanno a dividere in due la camera a mo' di nicchia angolare risolve tanti problemi di spazio e crea più angoli funzionali in casa. Ho visto anche le cucine come l'altra volta, però questa volta mi sono dedicato un po' con più calma a vedere queste cucine, anche perché ho intenzione, come vi ho detto, di cambiare casa, e quindi prenderò di sicuro una cucina bianca lucida di Ikea. Quindi ho dato un po' uno sguardo sommario a tutte le possibili configurazioni delle cucine bianche lucide di Ikea. Inoltre mi sono piaciuti anche alcuni lampadari in carta nuovi, che simulano un po' quello economico da 2 euro tutto sferico in carta di riso. Questa volta hanno dato una forma un po' diversa, e poi altri di vetro con la lampadina a vista, che sono più che altro decorativi. Comunque è successo di tutto, un vero casino, forse il caldo, la mascherina, lo stress, avevo poco tempo, quindi ho girato tutto con calma, però con tempi molto ristretti, quindi sono andato molto di fretta. E infatti in cassa avevo dimenticato anche un vaso. Il vaso in questione è questo qui, è bianco lucido con la base un po' più stretta, che avrei intenzione di mettere su una piccola mensola all'interno dello studio, però non ho proprio preso le misure, ho conservato, vi ripeto, lo scontrino nel caso in cui devo andarlo a cambiare. E praticamente, come vi stavo dicendo, avevo perso le chiavi, anche perché quando stavo per uscire da Ikea, proprio oltrepassata l'uscita, mi sento chiamare da una guardia, una addetta alla sicurezza, che mi invita a rientrare dentro. Io sono rimasto per un attimo un po' stranito, perché ho detto: ma com'è possibile? Non so se vi capita mai, anche se sapete di non aver fatto nulla, però vi sembra sempre strano essere fermati da qualcuno della sorveglianza. Questa persona mi invita ad andare di nuovo in cassa, una cassa dove io non avevo pagato, una cassa automatica, diciamo, però io non avevo pagato lì, e mi dice che deve controllare tutta la mia spesa e quindi lo scontrino. Ma io gli dico comunque che avevo pagato in un'altra cassa, e quindi era strano che mi facesse il controllo per una cassa normale. Di solito il controllo lo fanno nelle casse automatiche, dove noi autogestiamo l'acquisto, insomma. Intanto mi ha fatto fermare un sacco di tempo e mi diceva sempre: aspetti, aspetti, aspetti. Io ho detto: ma scusi, ma che cosa devo aspettare? Ha controllato, eccetera, eccetera. Ho detto: ma c'è qualche problema? No, ma lei deve parlare con questa signorina alla cassa. Io chiedo a questa signorina, insomma, alla cassa, questa commessa, e lei mi rimanda dalla cassiera dove ero stato io a pagare. Tutto questo per dirmi che in realtà avevo dimenticato il vaso. Quindi la commessa, quando io sono andato via, ha cercato di chiamarmi in tutti i modi. Praticamente ha detto che si è girata tutta Ikea, ma io non avevo proprio sentito questa ragazza chiamarmi, perché ero talmente tanto immerso nei miei pensieri per uscire quanto prima da Ikea, che avevo dimenticato di prendere appunto questo qui. Anche perché in cassa mi era caduta la macchina fotografica, ho sentito un botto incredibile e devo anche controllare, insomma, se è tutto a posto, e quindi in quel momento avrò perso proprio i sensi del tutto. Ad ogni modo, dopo mille peripezie sono uscito fuori e non riuscivo più a trovare le chiavi, e il resto ovviamente già lo sapete perché ve l'ho raccontato. Insomma, un casino, questo perché non avevo predeterminato un po' questo giro, quindi stavo andando a fare tutte le cose un po' di fretta, complice il caldo, la mascherina, eccetera. Comunque ho preso anche delle batterie, di solito quando vado da Ikea prendo sempre un pacco di batterie, sicuro da 10 di quelle stilo. Poi sono andato anche nel negozio di detersivi, quindi mi sono seduto qui al tavolo, altrimenti cade tutto, per andare a prendere 2-3 offerte. Allora ho preso questo qui, Dual Power VC Gel, questo è disincrostante, c'era anche quello profumoso, non so se l'avete mai preso, comunque fatemi sapere se l'avete preso, perché questo io non l'ho mai provato. Dice attivo fin sotto l'acqua, azione igienizzante, pulisce e smacchia, e lo proverò. Dice nuovo, extra potente, io non l'ho mai preso, fatemi sapere un po' se l'avete preso. Anche se volevo prendere quello profumoso, però poi ho desistito, ho detto vabbè, meglio l'azione disincrostante. Ho preso anche, che era in offerta perché questo lo adoro, solo per il profumo, Basta antibatterico sapore
un antibatterico, basta, voglio il profumo di gel di frutta, fragola e ciliegie. Della stessa linea mi piace anche quello al melone, se non mi sbaglio, della Fresh and Clean. Questo è un profumo pazzesco, mi piace sempre sentirlo, perché io amo tantissimo i saponi alla frutta. Poi ho preso questo deodorante fresco essenza marina, questo qui, zero sali di alluminio, zero macchie, efficace 48 ore. Questo della Neutro Roberts Uomo. Allora, come profumazione non mi fa impazzire, ma tanto tempo fa l'ho provato ed è davvero molto molto efficace. Fatemi sapere voi se l'avete provato. Io, per quanto riguarda il potere deodorante di questo qui, perché è zero macchie, antibatterico, senza sali di alluminio, che è una cosa importantissima, con questo qui mi sono trovato tempo addietro benissimo. Però voglio provare qualche altro tipo di profumazione, perché questo non mi piace tantissimo. Ma se avete uomini in casa che sudano molto, questo qui è un toccasana. Fatemi sapere però se l'avete già provato. Poi ho preso queste gocce della Mon Amour Blue Ocean, profumatore per biancheria, extra profumo. Questo qui in realtà l'ho preso perché era in offerta. Questo non l'ho mai preso, ma l'ho voluto prendere non tanto perché io metto molti profumatori all'interno della mia lavatrice, ma per andare più che altro a deodorare alcuni tessili, tipo appunto i cuscini, le tende, quando li vado a mettere nell'asciugatrice, perché questo profumatore qui va anche in asciugatrice. Come ben sapete, io non utilizzo tantissimi ammorbidenti, profumatori per bucato, eccetera eccetera, ma li utilizzo solo per alcuni capi non a contatto con la pelle. E poi questo l'ho preso in particolare perché una mia amica dice che lo spruzza all'interno di uno spruzzino sulle tende, ogni tanto su qualche tessile tipo i cuscini. Lei lo utilizza anche dopo aver fatto il letto, lo spruzza un po', prende un po' d'acqua. Io assolutamente non farò una cosa del genere, però vorrei spruzzarlo un po' sulle tende per vedere se veramente dà questo odore così forte. Non mi sembra identico al Mon Amour classico, quello proprio blu mare, insomma, però voglio andare a vedere un po' com'è, soprattutto, vi ripeto, sulle tende. Io ovviamente ho delle tende piccolissime, però mi piace tenerle profumate. E infine ho preso un'altra cosa che mi è piaciuta e che era in offerta, perché a prezzo pieno costa un po' troppo, questo qui dell'Air Quick, questo profumatore per ambienti con oli essenziali. Ho preso anche una ricarica, che è in offerta sia questo qui, proprio il diffusore per ambienti che si mette alla corrente, credo, non lo so, e con questo c'è l'olio essenziale mandarino e arancia dolce energizzanti. Però poi ho preso anche questo che mi sembra che sia alla peonia, una cosa del genere, non so, insomma, perché anche questo era in offerta. Voglio andarlo a provare. Dice 3 livelli di intensità, una ricarica dura fino a 45 giorni, il kit include un diffusore, una ricarica e 3 batterie, quindi va a batterie. Comunque sono curiosissimo di andarlo a provare, anche perché se si può andare ad aggiungere dell'olio essenziale naturale che prendo io all'interno del diffusore, non per forza questo dell'Air Quick, sono ancora più contento. In realtà l'ho preso anche per questo, per vedere se con i miei oli che vado ad acquistare anche su Amazon questo funziona comunque. Ad ogni modo io vi farò sapere la persistenza, perché dovrebbero esserci all'interno degli oli essenziali naturali. Infatti qua dice trasforma gli oli essenziali naturali in una nuvola rivitalizzante. Se sono davvero oli essenziali naturali mi farebbe ancora più piacere, ma vi farò sapere comunque nel tempo, mi voglio informare un po' meglio. Io in realtà, vi ripeto, l'ho preso semplicemente per il diffusore e per vedere se funziona anche con gli oli essenziali che io già ho in casa. Ad ogni modo, questo video un po' così finisce qui. Noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Ovviamente se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi se vi fa piacere. Io vi mando un grosso abbraccio e arrivederci al prossimo video. Ciao!